Allora, eccoci qua ritornati in studio per parlare di migrazioni, dove sembra che un po' ognuno abbia il proprio tornaconto, un business veramente importante che ovviamente porta a far sì che il problema non venga risolto, perché alla fine non conviene risolverlo, perché è bene tenerlo così. Una cosa curiosa è stato che proprio a sollevare la questione di queste navi, delle organizzazioni non governative, che andavano a prelevare i migranti sulle coste della Libia, è stato un blogger 23enne, Luca Donadel, che ha fatto, autore di vari video, in uno di questi spiega un po' come ha capito e come ha fatto a risalire ai tragitti delle navi che vengono effettuate, e ha un pochino indagato un po' su quella che è la situazione. Ascoltiamolo. Sorvolando sugli slogan di destra o di sinistra, qual è la realtà, i dati, i fatti concreti? Io per scoprirlo sono partito da una notizia come questa, in cui c'è un indizio molto interessante, il nome delle barche delle organizzazioni non governative, ONG, coinvolte nell'operazione. E vedete, ognuna di queste barche ha a bordo un sistema di tracciamento chiamato AIS, funziona in modo simile al transponder degli aerei e ci permette di identificare le imbarcazioni, la loro posizione e la loro rotta. Partiamo per esempio da questa notizia del Corriere della Sera. Facciamo innanzitutto attenzione alla data, 23 febbraio 2017. L'articolo scrive più volte tutti salvati nel canale di Sicilia. Tutti salvati nel canale di Sicilia. 377 a bordo della nave Peluso della Guardia Costiera. E guardiamo allora dov'era il 23 febbraio la nave Peluso della Guardia Costiera. Parte da Catania, si avvicina a poche miglia dalla costa della Libia, per poi tornare subito a Pozzallo. Ora, facciamo un ripassino di geografia. Il canale di Sicilia si trova qui, fra la Tunisia e la Sicilia. E come possiamo vedere dalla data e dal tracciato, il canale di Sicilia non l'ha neanche lontanamente vista la nave Peluso, che si è avvicinata a poche miglia nautiche dalla costa libica per poi tornare subito indietro. E lo stesso vale per la nave della ONG Aquarius. E come possiamo vedere, la nave Aquarius semplicemente passa per il canale di Sicilia, ma la vera operazione avviene a poche miglia nautiche dalla costa della Libia, nello stesso esatto punto della nave Peluso, per poi tornare subito dopo in Sicilia. Se pensate che questo episodio sia un caso isolato, vi sbagliate di grosso. Purtroppo è la prassi. Prendiamo ad esempio la Golfo Azzurro, una delle navi delle ONG più attive. Questo è il tracciato degli ultimi 60 giorni, non è mai passata neanche una volta per il canale di Sicilia. Mai, è un continuo su e giù e le operazioni avvengono sempre nello stesso esatto punto, a poche miglia a largo della Libia. Ecco, beh, questa qui ovviamente è una sintesi, l'intervento è molto molto più lungo, ma comunque appunto Donadella ha utilizzato un sistema presente in internet dove è possibile vedere appunto le rotte dove si recano le navi. In questo caso ha messo in evidenza il fatto che la stampa riportava che tutti questi migranti venivano salvati nel canale di Sicilia, poi di fatto invece nel canale di Sicilia non succedeva quello, Piva. Sì, ma l'avevo visto integralmente qua appena uscito. All'inizio potevamo avere qualche dubbio sulla affidabilità o attendibilità di quello che aveva fatto questo comunque genio, perché usando pochi strumenti a disposizione di tutti e usando comunque la sua perspicacia e genialità ha sollevato qualcosa che adesso, certo, nei giorni scorsi, la procura di Catania dopo appunto l'uscita di questo, di questa segnalazione, bisogna dargli atto che ha messo in evidenza, perché sarà stato cliccatissimo tra l'altro questo video, l'hanno visto in tantissimi, è finito anche sui TG. Comunque ha messo in evidenza una cosa che era sotto gli occhi di tutti e che è abbastanza palese. Cioè, cosa succede? Arrivano direttamente sulla sabbia africana questi natanti a fare questi salvataggi. Qual è il motivo? Il motivo è, c'è la paura che in realtà queste barche di fortuna che partono affondino subito, o il grande interrogativo che ci sia una regia anche poco occulta a questo punto che organizza questa tratta? Cioè, c'è poco da fare. Veramente è una cosa eclatante questa, cioè, io credo che vengono ormai, sì, è documentato che vengono chiamate e viene dato esattamente la data, il momento, il punto di partenza e il punto di incrocio. Poi naturalmente il mare è mare, per cui sì, sì. Succede a volte anche
Certo. Non a caso, mi sembrava, dico l'ultima cosa, che mi sembra che sia cambiata anche la conformazione di come vengono le messe in acqua di questi natanti di fortuna. Prima si aspettava che il mare fosse calmo, in realtà qua è un continuo. Ecco perché anche quando il mare è mosso, perché se funziona così, basta che la barca sanno, a 10 metri e a sanno, punto... sanno che vengono recuperate. Sì, sì, ma c'è l'altro business, è quello del recupero del gommone, perché servirà per il prossimo. Gommoni di fabbricazione cinese che passano tramite Cipro per arrivare appunto poi nel Nord Africa, fanno questo percorso perché così non possono essere intercettati sostanzialmente e bloccati. Barbariol, qui diciamo che la questione immigrazione presenta una fotografia estremamente complessa, qui si va, cioè qui non è più neanche una questione di diritto, non diritto o quant'altro, no? Sì, certamente. Poi molto interessante questo video che approfondirò perché appunto non l'ho visto. Diciamo che i racconti poi delle persone che ci troviamo, non solamente io, ma che ci troviamo ad assistere, raccontano proprio la tragicità del viaggio, compreso poi l'attraversamento del mare. Un viaggio che è soggetto proprio ad una vera e propria tratta, per usare i termini corretti, in cui ci sono diversi elementi, diversi soggetti sono i protagonisti di questa tratta, che ogni volta chiedono sempre un prezzo maggiore. L'ha raccontato molto bene Andrea Segre con il suo documentario, ma tutti i giorni me lo voi vi fate raccontare quello che... Noi dobbiamo farci raccontare, è un dovere, nel senso che diversamente non andremo poi a esporre ai giudici il racconto corretto. Ecco. Sicuramente le persone fanno difficoltà, una storia di una ragazza che sto assistendo, che di fronte alla commissione ha raccontato appunto una storia assolutamente edulcorata, perché voleva dimenticare le violenze che ha subito durante questo viaggio. L'uomo molto spesso all'uomo viene richiesto di pagare le fasi del viaggio con un lavoro forzato, con grandi soste, in questo modo le donne molto spesso invece sono vittime di sfruttamento violenza. Sessuale anche per quanto riguarda l'attraversamento, questo è indicativo, insomma, pagare il barcone, dopo i viaggi durano dai 3 mesi ai 2 anni, insomma dipende un po' dal soggetto, dipende dalle condizioni, dipende anche dallo stato da cui si parte, comunque possono durare anche 2 anni, è ben pensabile che in 2 anni una persona abbia finito, insomma, le risorse, l'indebitamento iniziale, ecco, da parte della famiglia. In qualche modo bisogna ripagarlo, questo è il prezzo che deve essere pagato. Ecco. Si paga già dalla partenza o solo in Libia? Qual è l'impressione o comunque i racconti? No, cosa dicono? Tendenzialmente, adesso sempre non generalizzo perché ogni storia è diversa, ma tendenzialmente si paga dall'inizio, si paga per fasi. Inizialmente c'è il pagamento di un forte, diciamo, quantitativo dato dall'indebitamento che lo fa o la famiglia o lo stesso, diciamo, comunità, più o meno piccola che sia, che investe magari in questo tipo di fuga o di viaggio volontario, seconda che sia migrazione forzata o migrazione volontaria. Dopo terminati i soldi ci si ferma, si aspetta il prossimo passeur, che allora esigerà il suo prezzo e verrà pagato purtroppo alle diverse condizioni. È un fenomeno che è ben studiato dall'Interpol, da tutta il sistema giudiziario, diciamo, e investigativo internazionale. Il tragitto è quello che succede durante il tragitto, è conosciuto, quindi. Sì. Io sono sempre convinto che purtroppo la sofferenza che si vive in queste determinate situazioni fa sì che la persona proprio psicologicamente racconti solo la punta dell'iceberg. Però con le persone che ce la fanno a fare anche un percorso di rete in quella che è laddove c'è una vera accoglienza, proprio per questo non si possono esaminare le domande in 2 mesi, perché molto spesso è un percorso che fa la persona anche di veramente di esternalizzazione, di maturazione rispetto ad una sofferenza, una violenza che ha patito. Questo indubbiamente.
Certo. Allora, adesso torniamo un pochino a quelle che sono, prima abbiamo sentito la testimonianza o l'iniziativa, diciamo, oh, ci saranno degli interessi o meno di questa organizzazione non governativa che interviene, no? E vive di aiuti, chiaramente, quindi di donazioni. Ma sul tema delle donazioni e degli aiuti è sempre stato molto spesso, insomma, si sono posti dei punti interrogativi. Uno che ha posto punti interrogativi e dice state attenti, i buoni io non ci credo, è il regista del film che abbiamo visto prima, di cui adesso, eccolo qua, Gualtiero Iacopetti. Questa è la sua ultima intervista, è morto nel 2011. Sentiamo cosa dice a proposito. Però oggi si fanno queste cose quando sento i tulipani venduti per quelli ammalati del pollice sinistro, il bambino che muore in 3 secondi e mezzo. A me queste cose mi danno fastidio perché non sono cose serie. I tulipani le hanno comprate a 1 e le rivendono a 4, però non è che danno il 4, eccetera, no, per le spese si tengono la differenza di prezzo. Certo. Questo ne parli con Giampaolo Lomi, ha proprio scoperto lui questa cosa. Cioè. Sono cose che ormai diciamo che la beneficenza, che è una brutta parola, la solidarietà umana deve essere un'espressione spontanea. Invece è diventato un business. Fate il numero telefonico così vanno, siete buoni, così vanno 5. Adottate un bambino in assenza, cioè tu hai un bambino non sai neanche che faccia, chi è, adottano i cavalli, i caimani, non so, tutte queste cose. Anche i bambini sono arrivati buoni che perfino no, bambini, no, certo. Beh, io non voglio fare del sarcasmo, diciamo, facile, e lodo anche questa gente, perché la gente più temibile è quella in buona fede, in un certo senso, che voglio dire più temibile di fare sciocchezze, sì. No? Ecco, allora diciamo, ha posto un punto interrogativo abbastanza importante, di cui si è parlato spesso, Putotto. Allora, purtroppo nel panorama di chi opera in questo modo c'è anche chi ci specula, abbiamo visto anche quello che sta succedendo. Voi sono tanti anni che lavorate in questo modo, e che lavorate in Africa con dei risultati importanti. Tra l'altro abbiamo anche delle immagini di quello che state facendo, alcune immagini mi pare dell'Etiopia e di altre zone dove siete presenti. Oggi Medici con l'Africa Qua, ma anche voi dovete, tra virgolette, finanziarvi, no? Certo. E questo del finanziamento, come la nostra attività deve rispondere a dei principi e dopo dei comportamenti pratici. Allora, il primo punto che un po' su cui noi insistiamo da sempre è proprio quel con, cioè l'essere con l'Africa significa avere le persone che ci lavorano, ci vivono. Io ci ho passato 10 anni della mia vita, nella media delle 1600 persone che sono state in Africa, la media è stata 4 anni, moltiplicate quanti anni di lavoro e di vita sono stati spesi. Questo con è fondamentale, perché alla fine è la garanzia della persona che porta il servizio. L'altro aspetto fondamentale, che è importante, è che quel con significa anche lavorare con le istituzioni e con le comunità, e quindi non costruire ospedali del QAM, o scuole infermieristiche, o ostetriche, o università del QAM. Non c'è la bandiera del QAM nei 16 ospedali dove siamo presenti, nei sette paesi, 5 scuole infermiere e 2 università. Sono del posto, o del governo, o della Chiesa. E questo è molto importante, perché è un accompagnamento quello che si viene. Il terzo è, c'è la cultura del risultato. Fare medicina in Africa non è fare una medicina povera, significa fare una medicina seria, con risorse naturalmente limitate, però documentandole, misurando e facendosi misurare. Noi siamo arrivati negli ultimi anni in particolare a sviluppare in questo anche la ricerca, e quindi i risultati li pubblichiamo. L'anno scorso abbiamo presentato, proprio un mese fa, all'Università di Padova, al Rettore, e gli abbiamo consegnato 19 ricerche scientifiche pubblicate in giornali di medicina.
Quindi la cultura del dato e del risultato è importantissima, è una credenziale, ma è credenziale nei confronti di chi lavora, di chi finanzia e soprattutto nei confronti del beneficiario locale. Il quarto punto fondamentale per fare veramente cooperazione seria, ecco, è quella di puntare sulle risorse umane locali, su, lo dicevo prima, sui giovani, in particolare sui giovani. E noi stiamo facendo da sempre questa attenzione, c'è, e per la formazione sul lavoro, si parla molto lavorando, ma lavorando in un certo modo, organizzato. E quindi non soltanto dal punto di vista clinico, anche organizzativo. Gestire un ospedale è fondamentale. Però abbiamo avviato poi su questo, ecco, questo grande investimento sulla gioventù africana, oggi lo facciamo a maggior ragione anche per i giovani italiani. Abbiamo mandato in Africa oltre 200 medici specializzanti, stanno 6 mesi inseriti nel loro corso di formazione, si arricchiscono, tornano che hanno un senso, diciamo, più profondo, più appropriato anche, e intanto dalla nostra società, che insomma ha un welfare importante, che è quello che hanno costruito le generazioni che ci hanno preceduto, ma va tutelato bene. Le risorse oggi non sprecarle, e l'Africa ce lo insegna, perché quando si gestisce una sanità con $17 di spesa pro capite all'anno contro i 1600 euro veneti per persona all'anno, la differenza è colossale, ed è colossale anche per gli operatori sanitari. Dunque tutti questi elementi, per non citare qualcuno che ci ha anche rimesso la vita, ne ricordo in particolare uno, la Maria Bonino, una pediatra che è morta per una malattia simile all'Ebola nel 2005 in Angola, e che ha voluto rimanere sul posto durante l'epidemia. Poi quello che abbiamo cercato di fare anche voi, comunque, anche nell'ultima epidemia. E quindi noi chiediamo l'aiuto, lo chiediamo in diverse forme, chi vuol dare un aiuto personale, chi attraverso il 5 per 1000, chi... le forme che uno ritiene quanto anche può, però misuriamo anche i risultati e ci facciamo misurare. Questo in particolare dell'attenzione alle mamme e ai bambini per noi è fondamentale, perché sono categorie vulnerabili dove i diritti anche in loco non vengono rispettati. Quindi la dignità delle persone passa per il riconoscimento delle persone in quanto tali, e in particolare per quanto ci riguarda nell'accesso ai servizi sanitari, il diritto ad una salute, non una salute a ogni costo, però per i passaggi fondamentali dell'esistenza, come il parto, che può essere una grande gioia o un grande dramma, o un bambino che muore per cause che, se vengono identificate, possono essere trattate con una spesa veramente modica. Ecco, questi ingredienti qui sono secondo noi fondamentali affinché la donazione sia una donazione seria, consapevole. E l'altro, ecco, per non citare, è avere costi, qui guardo soprattutto un po' l'economista e anche l'imprenditore, cioè i costi di struttura, i costi fissi, che siano molto contenuti, perché quello che si riesce ad avere deve essere dato al massimo per il servizio da erogare alle persone. Certo, Piva, è questa la strada da seguire? Beh, il decreto Minniti? No, credo sia, per quanto mi riguarda, credo sia l'unica strada da seguire, perché comunque nel breve periodo si possono anche usare espedienti o comunque decreti o comunque decisioni a livello governativo, che io le ritengo un po' tappabuco, come è per esempio il piano ANCI del riparto ANCI che ci hanno proposto 2 mesi fa, che è già superato, perché era un piano ANCI di ripartizione migranti per 200.000 unità. Sì. Ma se adesso siamo già al 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, sì, se tantomila tanto, sfioreremo i 300.000 migranti a fine anno. Quindi il piano ANCI è già superato. Quindi il piano ANCI è una cosa a breve periodo, quindi il criterio era 3 ogni 1000, 3 migranti ogni 1000 abitanti da ripartire in tutti i comuni d'Italia, questa era l'idea, per ripartire fino a 200.000 migranti, ma ripeto, probabilmente già superato, sono passati solo 2 mesi, ma è una soluzione comunque tappabuco, perché in ogni caso quest'anno è così, l'anno prossimo sarà così, l'anno dopo sarà ancora così, l'anno scorso era così, l'anno prima persa poco, perché i numeri sono in crescita. Bisogna devo sottoscrivere
quello che dice il medico, eh sì, perché cioè, se non si investe di là, se non si porta a crescere, come si può e come si riesce? È chiaro che l'Europa deve fare la propria parte, deve investire una parte del proprio PIL, e credo sia anche una percentuale consistente, perché se non ricordo male, a uno dei nostri incontri di agosto 2015 con Morcone, che allora era capo del dipartimento, lui parlava comunque, se volessimo realmente quindi effettivamente aiutare i paesi africani a provare a una crescita loro interna, parlava di una percentuale del PIL di ogni singolo paese europeo tra il 20 e il 30% da investire, che è una cifra folle. Lui parlava di questi numeri basati sui numeri del tempo. Certo che se non fermiamo questo che è un esodo, e se l'Europa non fa la propria, anzi l'Austria minaccia di chiudere, certo, le frontiere, certo, e quindi adesso, i paesi che sono sul Mediterraneo, Grecia, Italia, si trovano in un pressing estenuante, ma bisogna anche ragionare, è giusto ragionare con l'animo caritatevole e con l'ottica di aiutare il prossimo, però non possiamo mica dimenticarci, e qua parlo da sindaco, che noi qui viviamo. Noi abbiamo delle persone, abbiamo una popolazione, abbiamo un territorio, non è che possiamo mettere in secondo piano questo. Ed è quello che, ritornando sulla percezione del comune sentire che c'è adesso, sembra quasi che lo Stato stia mettendo in secondo piano chi l'Italia l'ha fatta rispetto a chi invece sta arrivando come ospite. Certo, abbiamo la signora Michela che è in attesa al telefono. Buonasera signora Michela, ben ritrovata. Pronto? Non la sentiamo in studio. Pronto, buonasera, eccola qua. A tutti, dopo tanto tempo. Buonasera all'editore, a lei conduttore e agli ospiti. Grazie. Buonasera a lei. Prego. Mi sentite in campo? Sì, la sentiamo signora Michela, può parlare. Sono rimasta allibita nel sentire quando qualcuno di voi ha detto che dobbiamo aiutare l'Africa perché nei prossimi anni ci sarà un incremento demografico in Africa. Allora io mi chiedo, perché prima dovrei aiutare l'Africa che incrementa la demografia e non aiutare i miei che qui con 1.100 euro al mese non riescono a fare figli? Non vi sembra un paradosso? Prima dovrei aiutare i miei eventualmente a casa mia a fare figli, ma se i miei non possono perché non hanno lo stipendio adeguato, perché dovrei aiutare gli africani a incrementare la loro demografia? Per andare dove? Per poi venire qui da me a farsi mantenere? Poi sentivo parlare di diritti degli emigrati. Se non abbiamo diritti neanche noi autoctoni, vedete che non ti fanno fare a fatica, adesso ti fanno fare il referendum per l'autonomia e ci dicono i politici veneti che quando vanno a Roma trovano un muro di politici che non li ascoltano e peggio ancora un muro di burocrati che chiudono tutte le porte. Quei burocrati che sono messi lì dalla stessa politica, per intralciare tutto, perché poi i burocrati costano più dei politici. Sappiamo che tra presidenti, direttori, dirigenti, capetti, capini, costa più la burocrazia della politica. E se questo è l'avvenire, la vedo molto, molto brutta. Io aiuterei tutti se potessi, però prima i miei e poi gli altri. Vi saluto e vi auguro Grazie. Una buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte anche a lei, signora Michela. Allora, chi risponde alla signora Michela, visto che effettivamente è stata attenta, ha seguito i nostri discorsi, abbiamo parlato di aiutarli effettivamente a casa loro, c'è questa prospettiva di una elevata crescita. Attenzione, bisogna fare un bilancio, però l'Italia deve fare un bilancio, quanto prende dall'Africa e quanto dà, perché solo mi pare che di mazzette l'ultima volta si parlava di 1 miliardo in Nigeria, no?
nostra compagnia di bandiera AGIP, no, distribuisce mazzette, perché ovviamente lì si usa come si usa in Italia, ma la problematica è che una parte di queste mazzette, 50 milioni, non era andata al destinatario che aveva firmato la concessione di perforare e cercare il petrolio. Allora, se io dare una vera, è giusto quello che dice la signora, prima i nostri, ma siccome dall'Africa ricaviamo una quantità mostruosa di risorse, se riusciamo a distribuire in maniera concreta e razionale quello che noi possiamo dare, che sono briciole rispetto alle risorse che noi prendiamo, allora forse l'Africa diventa invitante, saremmo noi a migrare in Africa, perché vi garantisco che se uno ha una pensione anche minima in Africa ci campa bene, perché ha tutto, ha una, soprattutto in Uganda, ha un clima fantastico, ha la gente che è di una bontà unica, ha risorse da tutte le parti, quindi proprio Churchill lo chiamava il giardino dell'Eden, no? E quindi questo dà l'idea, c'è un lago Vittoria che è la fine del mondo, delle montagne, Monte Elgon che è la più bella tra le montagne africane, e quindi vale la pena andarci, ma non come turisti, andarci e starci. E allora si capisce che cos'è l'Africa, che secondo i teorici noi siamo migranti africani che ci siamo installati poi verso nord. Allora, questa è, la signora fa un'obiezione giusta, però bisogna vedere in un bilancio generale il dare e l'avere, e tutto sommato se un paziente qui costa 1000 euro e lì costa 15 euro, probabilmente posso curare 100 africani contro un degente veneto. Forse c'è anche da aggiungere che la crescita economica poi automaticamente, diciamo, a volte influenza su quella che è la prolificità della società. Rallenta la crescita demografica, come sempre, insomma, se uno sta bene ha meno voglia di fare figli, ma questo fa parte dell'istinto umano. Certo, allora tanti arrivi nel ponte di Pasqua, dicevo ancora in apertura, tanto che l'Austria ha detto se va avanti così noi chiudiamo le frontiere, insomma Francia chiuso, Svizzera chiusa, Austria chiude, restano tutti qua. Allora abbiamo chiesto ai veneti un po' qual è la loro opinione, dobbiamo chiudere le frontiere anche noi? Sentiamo come hanno risposto i nostri microfoni. Cosa vuoi che ti dica? Che è sbagliato, però non lo so, guarda qua, siamo messi proprio in una situazione terribile, proprio drammatica. Comunque sbaglia a chiudere, perché l'Europa è tutta l'Europa, capisci? Per cui non è giusto. Ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. Sono assolutamente contro questo tipo di... sono per dei migranti. Non sono contro di loro, per cui non ritengo giusto quello che l'Austria vuol fare. L'Austria è uno stato sovrano, se vuole chiudere i confini che li chiuda, forse dovremmo farlo anche noi. Fa benissimo, non vedo perché non li chiudiamo anche noi. È favorevole, penso anche che bisognerebbe denunciare il governo, perché abbiamo 7 milioni di italiani in mezzo alla strada che fanno la fame, e buttiamo via miliardi per andare a raccogliere gli africani che non hanno voglia di fare un tubo. Anche perché li andiamo a raccogliere, quindi sono uomini particolarmente potenti con idee balorde che li stanno facendo raccogliere in Africa per portarli qua. Abbiamo messo anche la marina ad andarli a prendere. Io credo che siano veramente da processare tutti, perché sti finti buoni qua a Padova non li ho mai visti io prima che ci fossero soldi. Per tutta sta bontà, solo perché ci sono soldi, mi puzza, no? Diciamo che qualche provvedimento qualcuno lo deve prendere, però non saprei dire se è quello giusto. Allora, i migranti purtroppo noi li dobbiamo accogliere, perché è gente che muore in mare, non è che viene qui per... Certo, tra questi ci vorrebbe una selezione migliore, perché ci sono un bel numero di delinquenti, non bastano i nostri, ci sono pure quelli adesso. Per cui cerchiamo di fare un controllo maggiore e speriamo di mandare a casa tutti quelli che non se lo meritano.
Ecco. Allora, avvocato, cosa dice di questi commenti? Allora, beh, io sono un grandissimo allergico al principio prima i nostri, proprio, ma perché, più che altro perché lo trovo assolutamente semplicistico. Bisogna guardare, lo suggeriva anche prima il professore, avere una visione globale e complessa. Cioè, prima i nostri rispetto a... Si sta creando solamente, penso io, adesso non parlo da avvocato, ma non rubo, ecco, non voglio rubare poi il ruolo al sindaco, ma sì, stiamo creando una guerra tra poveri. Cioè, cosa vuol dire prima i nostri rispetto a cosa? Sono politiche diverse, un politico deve ragionare con politiche che vanno anche parallele, che si intersecano, che vanno... Se l'Austria dovesse chiudere, chiede la chiusura del Mediterraneo. Cosa succede? Succede... È da fare, secondo lei? Secondo me non è da fare, assolutamente. Non condivido nel modo più assoluto la politica austriaca come di qualsiasi, diciamo, stato che chiude. Anche se aveva ragione il ragazzo intervistato, è un stato sovrano, ha diritto a chiudere, certo, rispettando però quelli che sono i principi dell'Unione Europea, dell'area Schengen. Solamente dico solo una cosa, poi passo alla parola a sé. Ma prima i nostri, sondaggio, quando si dice prima i nostri, ma si tiene conto anche del fatto che la popolazione straniera ad oggi in Italia genera l'8,8% di PIL? Non ci sono soldi per i nostri. Certo, questi stiamo parlando di stranieri già integrati, non di... Sì, ma se dessimo la possibilità di... Più che generale. Lei diceva giustamente prima che queste persone molto spesso non condividono il fatto che non siano messe nelle condizioni di lavorare, perché anche lì nasconde, cioè, del razzismo, diciamo, latente, nel senso che i cittadini ucraini che assisto come richiedenti asilo, perché l'Ucraina è un paese che è tutt'altro rispetto a quello che dicono i media, lavorano tutti, richiedenti asilo che lavorano. Quindi, perché? Perché l'azienda, soprattutto l'azienda nel nord-est, vede un cittadino ucraino e lo assume, diversamente da... Poi le questioni sono diverse professionalizzazioni e quant'altro. Diceva giustamente lei, però non vengono messi nella condizione di lavorare. C'è il problema dell'assicurazione, la paura che si facciano male e poi chi paga. Cioè, tutto il discorso del volontariato. Solamente dopo 3-4 anni si arriva finalmente al discorso dei lavori socialmente utili. Cioè, attenzione, è veramente... sono persone che molto spesso si siedono, ma perché li abbiamo fatti sedere. Cioè, se si crea... Certo, quello che si diceva, no? La mancanza di una programmazione e di una gestione che sia anche lungimirante, alla luce anche del fatto che appunto il flusso alla fine non si fermerà e ci troveremo nel dover gestire migliaia di persone e di metterle, e abbiamo parlato anche prima, nelle condizioni di una accoglienza dignitosa. Ma vediamo il sondaggio poi alla fine come si è chiuso per quanto riguarda... Eccolo qua. Allora, è giusto accogliere? No. Il 23% ci dice, anzi no, 54,8% dice no, il 45,2% sì. Non è una percentuale così marcata, Piva. Cosa dice? Sarà, forse io vivo in una zona comunque, ripeto, condizioni un po' particolari, però se dovessimo fare una consultazione comunque popolare, credo che 80%, 70% e dice abbia un'opinione che, senza rifare il discorso di prima, ci sono varie parametri e variabili che portano ad avere una certa tendenza. A me dispiace anche, però io da sindaco, comunque da rappresentante di una cittadinanza, di una comunità, sia te dice eletto, io penso prima ai miei cittadini, c'è poco da fare. Se il nostro territorio, comunque, chi più chi meno sta soffrendo a causa di questa crisi, che imperversa ormai è consolidata, non è una crisi, è un qualcosa di consolidato, e non mi sembra che ci siano tutti questi margini di ripresa, perché comunque come professione giro parecchie aziende, insomma, il settore termometro è quello, insomma, che ci sia stagnazione che va avanti.
Sì, non posso pensare che in questa situazione molto critica, molto difficile, debba farmi carico, a parte che non è un problema mio come sindaco, perché stiamo parlando, ma alla fin fine è il governo che deve, tutto ciò che abbiamo detto, magari non condivido tutto, però comunque alla fine si arriva allo Stato. Lo Stato adesso certo. È rappresentato sì dal sindaco di paese, quindi dai sindaci, però in realtà noi dipendiamo e spesso dobbiamo dire anche obbedisco a un governo centrale che a volte fa le cose anche senza avvertire. No? Cioè la gestione adesso, il pallino ce l'hanno loro, le politiche dell'immigrazione, che siano, che si possa condividere o meno quello che stanno facendo, che si possa essere a favore o pro all'accoglienza diffusa, allo SPRAR, che si sia contrario a una cosa o l'altra, comunque in mano al governo, cioè è il governo, nella fattispecie il ministro dell'interno, che ha in mano, il boccino. Certo. Non ma è che... Ad esempio sulla proposta austriaca, lei sarebbe per bloccare i flussi? Allora, sarebbe è chiaro per, che cosa se... si fa? Perché il problema credo, è sia, si fa. Credo sia una provocazione. Il Cuomo dà una risposta. Credo sia una forte provocazione. È chiaro che se dovesse succedere una cosa del genere ci mette in ulteriore difficoltà questa cosa, questo è abbastanza evidente. Dopo, vista dal punto, noi non possiamo farlo, se non cosa chiudiamo, anche se il ministro... No, ma era la sua opinione, chiedevo l'opinione, ecco, su quello che il ministro Minniti ha detto, no? Una cosa ben precisa, un mese fa, ha detto stiamo facendo 10 motonavi, che prenderanno il largo nel giro di 3 mesi, quindi adesso è passato un mese, nel giro di 2 mesi insomma dovremo avere queste 10 motonavi che iniziano ad essere impiegate lungo le coste. Questo è quello che ci ha detto. Lui ci ha detto investiremo come governo, vogliamo investire direttamente in Africa, creare centri di accoglienza, comunque attivare progettualità di accoglienza direttamente sulla costa africana, in maniera da riuscire a filtrare prima chi ha il diritto di passare in Italia. Certo, bene, riuscire a fare questa roba qua è una cosa importante che ha detto, perché effettivamente è da insomma non voglio disquisire sull'operato del ministro che ha preceduto Minniti, però insomma non è che ci volesse tanto a capire che probabilmente questa è la strada su cui bisogna battere, non solo creare i centri di accoglienza, creare un tappo, un imbutto, però effettivamente investire in Africa credo sia inevitabile. Qua l'Italia quella è, se l'Europa fa tappo da una parte e noi continuiamo a avere ingressi dall'altra, io non so, cioè San Siro e Conetta forse siamo i precursori, azzardo un termine, però ce ne sarà per tutti. Anche stasera sentivo il sindaco di Casale, notizia non confermata, mi diceva comunque ha avuto 10-15 arrivi in giornata, in pomeriggio, tardo pomeriggio, quindi anche chi si sentiva sicuro, anche colleghi magari dell'alta, devono comunque stare attenti, perché è una cosa che se non si lavora a monte riguarderà tutta la provincia di Padova, le province del Veneto. Certo. Barbariolo, volevo tornare un attimo sulla questione del riconoscimento dello status di rifugiato. No? Si parla spesso, si dice arrivano in tanti, su 100 che chiedono lo status, alla fine è solo il 30% che ne ha il diritto, forse in primo grado. Poi sui ricorsi, quelli appunto che dopo si ritrovano dopo 2 anni, i ricorsi molto spesso hanno una percentuale più alta, no? Mi pare fonti proprio del Ministero dell'Interno, un report della Camera dei Deputati, mi pare tranquillamente consultabile, dice che nelle commissioni territoriali già il 58% in verità, il 58% viene denegato, quindi abbiamo un 42% che invece viene riconosciuto nelle tre diverse forme di protezione, certo. Rifugiato, sussidiaria o umanitaria. Poi di quei 58 che insomma seguono invece la strada del ricorso giurisdizionale, posso dire che è difficile ancora dare una statistica, almeno la metà di quei 58 poi vengono effettivamente riconosciuti, anche se lì dipende veramente molto poi da giudice a giudice, da collegio, non c'è un indirizzo unitario dei tribunali, proprio nel rispetto della piena autonomia del giudice, per cui... Comunque ecco, se facciamo un po' la somma, adesso non sono matematico e non lo voglio essere, ma
forse un 60% delle domande hanno una forma di riconoscimento. Certo, quindi se venissero fatti dei campi, che poi bisognerà capire come e con che garanzie di sicurezza, perché è uno dei motivi per cui chi viene raccolto in mare non viene portato ad esempio a Tunisi, perché non è solo il porto che deve essere sicuro, ma anche devono esserci delle strutture adeguate per l'accoglienza, è uno dei motivi per cui poi vengono direttamente in Italia. Putoto, qua il, sì, il problema lo dico a tuo personale, ma anche a titolo del Cuban, cioè il principio della dignità umana è un principio dirimente, quindi l'accoglienza, soprattutto l'accoglienza delle persone in difficoltà o in pericolo eccetera, è un tanto secondo noi un dovere etico. Detto questo, non basta, dopo ci vuole anche la razionalità, l'intelligenza. Allora, sull'intelligenza il problema, l'abbiamo visto quanto complesso è. Si è fatto poco e si è investito poco sulle cause prime della migrazione. Finché ci sono le disuguaglianze così grandi tra i paesi, all'interno dei paesi, il flusso migratorio, spinto anche dalla forza demografica, continuerà. È un fatto strutturale. Lo hanno vissuto i nostri nonni. Io vengo da una famiglia veneta. Mio nonno paterno ha fatto 22 anni di Francia e 4 di Germania, e non parlo degli altri, degli zii, perché ci sarebbe una storia da raccontare. Allora, detto questo, ecco, l'investimento sulle comunità, sulle risorse umane, sui giovani africani, l'esempio positivo, andiamo alla ricerca, parliamo per favore anche di buone prassi, fate per cortesia una trasmissione la prossima volta sulle buone prassi in Africa, le buone prassi dell'accoglienza, dell'integrazione, degli enti locali, ci sono, ecco. Parliamo delle cose che funzionano. Parliamo un po' delle cose che funzionano. È vero che investire in salute, investire sulle categorie come le famiglie, le donne, i bambini, i giovani nella loro formazione, le istituzioni, eccetera, in Africa è determinante. Paga. Il Cuam ha 70 anni di storia, ha visto che con l'approccio che ho cercato di scrivervi prima, ecco, col tempo, pazientemente, un lavoro di ago e figo, le cose tornano. Non è solo un metodo di cose, però pagano. Poi c'è tutto il problema, naturalmente, politico, a valle. Ecco, questo problema è un problema sul quale e il nostro paese deve prendere delle decisioni importanti. E poi, siccome il problema è veramente è molto complesso, ecco, è anche diplomatico, è anche internazionale, cito ancora la Libia, che è un non paese, è un non stato, ecco, più che un non paese, un non stato, insomma, è lo stato di diritto, perché ecco, allora lì ci vuole un intervento di un ente sovranazionale, come deve essere l'Europa, ecco, per il controllo e poi per quelli che arrivano alle nostre terre, anche per una giusta distribuzione equa all'interno del paese e tra i paesi dell'Unione Europea. E queste sono le sfide, e non esiste un prima e un dopo. Qui siamo tutti coinvolti nello stesso destino. Il nostro destino è quello delle persone che emigrano, e il loro destino è legato anche alle scelte che facciamo noi. Professor Kasen, invece i nostri politici cavalcano l'immigrazione, ma credo che abbiano motivi un po' propagandistici, no? Sono privi di un senso concreto della realtà, ma non solo in questo caso, che è un fenomeno estremamente complicato, ma anche in realtà molto più piccole. Purtroppo ci troviamo in una crisi dove lo Stato costa troppo ai cittadini italiani. E questo che noi vediamo è un costo aggiuntivo che la gente non riesce a capire, perché dobbiamo spendere ancora di più. Quindi l'interrogativo che ci ha posto la nostra spettatrice torna. Però è chiaro che ci sono dei principi umani che vanno rispettati, prima di tutto da parte dei politici. Perché se ci troviamo in un disastro epocale come si sta trovando oggi l'Italia, dipende da alcuni politici che hanno avuto la possibilità di manipolare l'euro e fare il danno che hanno fatto. Ma noi diciamo che l'Europa deve salvare la Libia, l'ha appena distrutta. Perché è vero che c'era un dittatore cattivo, ma quel dittatore cattivo non faceva tanti danni
quanti ne fa oggi la situazione attuale in un solo giorno. E questo tipo di migrazione è... Allora, i libici non migrano, perché campano di questa cosa qua. Campano del fatto che milioni, parliamo di milioni perché in Libia oggi si trovano milioni di persone che stanno aspettando di essere traghettate. E ognuno di questi lascia il suo obolo nella speranza di un futuro migliore. Questa è la realtà, quindi al di là di quelli che sono i principi, che sono le regole, che sono i decreti legge, eccetera, va affrontata la realtà e va risolta, perché in questo momento noi stiamo investendo in maniera generosa nell'accoglienza di queste persone. Poi che qualcuno ci speculi, vabbè, è nella natura italiana. Ma il grosso problema è che questi, a distanza di anni, saranno quelli che saranno arrabbiati nei nostri confronti. Perché così è successo in Belgio, perché così è successo in Francia. Oggi, se la Francia è vessata da questa sorta di terrorismo, è perché ha investito male nella gente che ha accolto il suo tempo. Ci sono banlieue, ci sono delle zone di Parigi che non ci puoi entrare. Parigi è bellissima nella zona turistica, ma in certe zone non c'entri e siamo a Parigi. Quindi è inutile che ci vengano a dire. E questo terrorismo aumenta la pressione della polizia nei confronti di eventuali personaggi che potrebbero, che a loro volta aumentano la pressione nei confronti. E quindi è una guerra, un'escalation bellica. Ma a parte questo, il ministro Minniti credo che non sappia cosa sia l'immigrazione. Se questa è accoglienza, è meglio non darla. Perché cosa facciamo? Mettiamo a rischio la società italiana, vessiamo queste persone. Stanno 2 anni in Italia e non viene insegnato a loro l'italiano. Vengono abbandonati a loro stessi. No, vengono sfruttati nella maniera più becera, perché almeno lavorassero, acquisiscono una propria dignità. Credo che fosse successo a Cona, hanno preso, perché c'era una festa, hanno detto, beh, diamo un taglierba a qualcuno, perché hanno detto, ma siete razzisti, perché non è un lavoro dignitoso, cioè come se ci fosse il lavoro dignitoso e il lavoro non dignitoso, e sono ragionamenti che non stanno da nessuna parte. La situazione potrebbe diventare sicuramente incontrollabile, perché non abbiamo un'organizzazione dello Stato. Se a noi in questo momento investiamo in questa operazione, che è giusto investire, ma togliamo risorse alla polizia, ci facciamo del male da soli. Per cui bene questa cosa, ma ci vuole un'organizzazione, e la politica di oggi mi pare che non ha mai dimostrato di avere un concetto di come investire il denaro dei cittadini e come farlo fruttare. E anche investendo in questa direzione, anche se qualcuno potrà dire di no, comunque è un investimento che a lungo termine potrebbe rendere, ma se viene investito male potrebbe ritorcersi contro. Certo. Bene, allora noi ci fermiamo qui, la settimana prossima ci ritroviamo alle 21, come sempre TV 7 Match. La settimana prossima sarà una puntata di carattere politico, possiamo dire, siamo alla vigilia delle primarie del Partito Democratico, ci saranno da commentare anche il primo turno delle presidenziali francesi, c'è già chi ha detto che l'attentato dell'altra sera favorirà Marine Le Pen, quindi staremo a vedere. E poi c'è anche la questione della legge elettorale, doveva essere la prima riforma probabilmente del governo Renzi.
e siamo ancora qua che stiamo aspettando in attesa. Ma non ha detto l'anno, ha detto 100 giorni, ma non ha detto quale anno. Ecco. Allora, di questo parleremo la settimana prossima, venerdì prossimo. Grazie al sindaco di Agna, grazie a voi, Gianluca Piva, a Giovanni Putoto dei Medici con l'Africa Cua, grazie ai telespettatori. Grazie a lei, grazie all'avvocato Barbariola, avvocato diritto grazie. Dell'immigrazione, ma è anche rappresentante, se non sbaglio, degli avvocati di strada qui di Padova. Sì. Grazie al nostro editore, grazie come sempre Tullio. Ci permette di andare in onda, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci ritroviamo venerdì prossimo, ore 21, vi aspetto, arrivederci.